Lieto di non essere mai stato rinchiuso qui. Confringo! Revelio! Voglio farti del male. Non è colpa mia se sei un enorme... Confringo! Confringo! Revelio! Non è stato poi così difficile. Vai! Rallenta ora. Ecco, così. Non c'è bisogno di correre ora. Revelio! È il momento di accelerare! Sembra piuttosto... Rallenta ora! Ecco, così. Revelio! Beh, i miei piedi non sono diventati barbabietole. Promette bene. Revelio! Confringo! Revelio! Il tranello del diavolo
Avrei dovuto aspettarmelo da un erbologista. Expelliarmus, confringo! Revelio! Bombarda! Revelio! Troll. È uno scherzo, spero. Expelliarmus, confringo! Bombarda! Dormi bene, mio enorme amico. Revelio! È proprio che Marmaduke non ci abbia lasciato solo piante. Revelio! Un sarcofago! Marmaduke deve essere qui! Questo dovrebbe annullare la maledizione, o almeno spero. Samantha sarà felice di sapere che lo stemma è stato restituito. Spero proprio che basti a cancellare la maledizione. Revelio! Revelio! Chissà chi ci viveva qui.
Meglio indagare. Revelio! Defuzzo! Flipello! Descendo! Arco! Levioso! Confringo! Defuzzo! Defuzzo! Expelliarmus, confringo! Queste rocce hanno visto giorni migliori. Flipello! Defuzzo! Expelliarmus! Confringo! Maledette bestiacce. Revelio! Potrebbe rivelarsi pericoloso se non faccio attenzione. Confringo! Revelio! Confringo! Revelio! E questo è risolto.
Revelio! Che la caccia abbia inizio. Expelliarmus! Sento che ci sono guai. Croce! È la canaglia che ci ha rubato l'elmo, Goblin. Confringo! Confringo! Bombarda! Expelliarmus! Ah! Ti diverti a rubare il Goblin? Fatto niente. Guarda, guarda. L'angelo custode. Proteggo! Una treduca. Erano miei amici. Il piccolo Kniso. Hai aiutato a privarmi di una persona cara. Morirai! So tutto di te, della tua indole violenta. Proteggo! Stupefino! Expelliarmus! Confringo! Bombarda! Quella cassa di cavoli carnivori cinesi è da qualche parte in questo accampamento. Revelio! Alo, Mora. Leviosa. Thank you.
Revelio! Che sia una... Non c'è territorio di caccia migliore della foresta proibita. Sono guai in vista. Credo che non indossi l'elmo goblin che ci hai rubato. Expelliarmus! Un bracconiere in meno nel mondo. Revelio! Un'altra cassa in mio possesso. Me ne serve ancora una soltanto. Alo Mora! Levioso! Su, coraggio, sto solo cercando di aiutarti. Revelio! Oh, che piacevole sorpresa! Expelliarmus! Croce! È la mia che c'ho! Bombardo! Comprendo! Sembra che ci sia un intruso che andò. Ci sono andato. Expelliarmus! Proteggo! Stupefici! Rai! Confringo! Smettila! Crucio! L'ha fatto! A bombare! Questa è la Vingardium Leviosa! Riparo! Revelio! Riparo! Revelio! Preparo! Queste prove di Merlino non avranno la meglio su di me. Ripeto! Depulso! Revelio!
Più veloce! Vai! Prenderò cura io di te. Andiamo! Conoscendo a me, non c'è bisogno di correre ora. Tavolo di astronomia. Mi tornerà utile dopo il tramonto. Stavo solo eseguendo degli ordini.
Expelliamo! Revelio. Capisco perché Feldcroft necessita. I seguaci di Ranrock sono nascosti vicino a Feldcroft. Devono avere loro l'altra cassa di cavoli carnivori cinesi. Sembra tutto tranquillo. Vedrete lo status. Revelio! Ho tutte le casse con i cavoli carnivori cinesi. Sarà meglio andare dall'amico del signor Thistlewood a Feldcroft. Sembra un posticino grazioso. Salve. Sei qui per la consegna speciale da parte del... Salve, signor Ndiaye. Mi manda Eddie Thistlewood. Sì, mi aveva annunciato il tuo arrivo. Hai già i cavoli carnivori cinesi? Sì, ce li ho proprio qui. Splendido. Con questi sarà molto più facile proteggere il borgo dai seguaci di Ranrock. Quei maledetti, scommetto che sono stati loro a intercettare il carico di cavoli insieme agli uomini di Rookwood. Feldcroft è in debito con te e Daddy. Grazie infinite per il vostro aiuto. Ha qualche idea sul perché i goblin stiano attaccando Feldcroft? Purtroppo no. Pensavo fosse per la sua posizione strategica. Ma ora sembra quasi stiano cercando qualcosa. Sinceramente, però, non so proprio su cosa vogliano mettere le mani. Come vi siete conosciuti, lei ed Eddie? A Hogwarts. E da allora siamo diventati amici e soci in affari. Non mi ha affatto stupito ricevere il suo gufo con il piano dei cavoli carnivori cinesi. È sempre stato uno che si fa in quattro per gli altri. Che cosa c'è in vendita? Finalmente dei rinforzi. Speriamo siano sufficienti per placare i goblin. Ti ho già detto che puoi passare quando vuoi. Alo, Mora! Ora sei mio, Demiguise. Revelio!
Hogsmeade, sto arrivando. Qua giù. Oh, spero tanto che Mary e i suoi vicini stiano bene. Mi scusi, signore, va tutto bene? Non proprio, ma non voglio tediare uno studente con i miei problemi. In effetti sono uno studente, ma penso di essere in grado di aiutarla. Ah, chissà. A proposito, mi chiamo Crispin Dunn e sono un mercante. Lavoro nei borghi della zona, soprattutto ad Aranshire. Un borgo incantevole, con dei giardini meravigliosi. La Gazzetta del Profeta aveva appena pubblicato un articolo sulle sue siepi. Aspetta, prima di continuare devo farti una domanda. Hai paura dei ragni? I ragni non mi fanno né caldo né freddo. Non sa quanti ne ho eliminati ultimamente. Buon per te. Il borgo è stato invaso da quelle bestiacce e sono anche insolitamente aggressive. Sono preoccupato per i miei clienti, ovviamente, ma pare che la maggior parte degli abitanti sia riuscita a mettersi in salvo. È per la mia amica Mary che sono in pensiero. Non l'ho più sentita e temo sia rimasta intrappolata in casa. Comprensibile. Ma perché non va di persona a vedere come sta? Lo farei, ma ho una paura patologica di quelle bestie a otto zampe e, a differenza di te, non riesco a vincerla. Non so cosa fare. Conosci qualcuno disposto ad aiutare Mary? Perché all'improvviso ci sono così tanti ragni ad Aranshire? Sinceramente non lo so. Non ho mai visto così tanti ragni in vita mia. È come se qualcuno li stesse allevando. Hanno intrappolato il borgo con le ragnatele. Sono scappato appena in tempo. Mary ci ha sempre saputo fare con gli animali. Non avere sue notizie mi getta nello sconforto. Come mai non riesce a superare questa sua paura dei ragni? Da piccolo, per sfuggire a un gruppo di bulli che mi stavano inseguendo, mi infilai nel cavo di un albero per nascondermi. Nel giro di un attimo, mi trovai ricoperto di ragni. Ero finito in un nido. Non riuscivo a muovermi, paralizzato dalla paura dei ragni e da una paura altrettanto profonda dei maghi che mi aspettavano fuori dall'albero. Rimasi lì dentro per un tempo che mi sembrò lunghissimo. Anche ora a parlarne mi sento le loro zampette addosso. Perché non ha chiesto aiuto al ministero? L'ho fatto. Mi sono rivolto a chiunque volesse ascoltarmi, persino al ministro sfiatatoio Spavin. Ma evidentemente sono troppo indaffarati con chissà cos'altro. Sembra proprio che questo borgo dovrà cavarsela da solo. Farò del mio meglio, signor Dunn. Sì, per favore. Se ti viene in mente qualcuno tanto coraggioso da aiutarci, fammelo sapere. Grazie. Troverà Aranshire a sud-est di Hogsmeade, proprio sotto la stazione ferroviaria. Bel cambiamento dalla nostra ultima uscita. Non me lo ricordare. Pensare a quella tenda mi fa ribollire il sangue. Stavo pensando a quei poveri draghi nell'arena di combattimento, ai collari che indossavano. Sembrava argento dei goblin. Credo che quello che abbiamo trovato nell'accampamento dei bracconieri sia proprio un collare. Non sapevo che li usassero. Il drago che ha attaccato la carrozza indossava un collare. Il professor Fig era molto stupito dal suo comportamento. L'attacco mi è sempre sembrato un po' strano. Sferrato di punto in bianco. Non vorrai dire che i collari controllano quelle povere creature. Esatto. Per Merlino. Dobbiamo controllare, ma non ricordo che il drago liberato da noi indossasse un collare. Se la troveremo, potremo restituirle l'uovo. Ottima idea. Dobbiamo andare fino in fondo. Inizierò subito a cercare. C'è un'altra cosa di cui ti volevo parlare. Prima non mi era sembrato il caso. Forse ti ho causato altri problemi con Victor Rookwood. Perché ti insegue? Rookwood collabora con Ranrook e questi vuole una cosa che ho trovato alla Gringot. La passaporta di Fig ci ha condotti lì dopo l'attacco del drago. È una storia lunga e il professore mi ha chiesto di non parlarne. Santo cielo! Finalmente ora capisco quello che abbiamo visto alla tenda. Non temere, custodirò il tuo segreto come se fosse mio. Non insisterò per farti dire altro. Forse è meglio che vada. Voglio trovare quel drago il prima possibile. Quando avrò notizie su dove si trova, te lo farò sapere.
Una risorsa molto... Revelio, della tua guida pratica. Mi fa piacere esservi inclusa. A volte sembra che tutte le strade portino a Hogsmeade. Vediamo quale trucchetto hai escogitato questa volta, Merlino. Revelio! 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 Complicato, Merlino. Questo deve essere Aranshire. È meglio che stia attento ai ragni. Crucio! Confrigo! Bombarda! Sono più aggressivi di quanto mi aspettassi. Expelliamoci! Confrigo! Deve essere l'ultimo. L'ammazza fuggiasco. Riparo. Alo, Mora! Ora sei mio, Demiga. Oh no, questa deve essere Mary. Poverina. Se Mary stava allevando questi esseri in cantina, significa che ce ne saranno altri sottoterra. Per mettere fine a questa storia, devo distruggere tutti i ragni in quella cantina. Confringo! Revelio! Confringo!
qui non ci sono ragni. Sempre che sia questo il posto in cui Mary li allevava. Rebellion. Una scala. Beh, non è un buon segno. I ragni devono essersene andati altrove. Devo prepararmi al peggio. Laggiù potrei trovare di tutto. Revelio! Le sacche di uova. Devo trovarle e distruggerle tutte prima che la situazione degeneri. Confringo! Zampe sono decisamente troppe. Confringo! La sacca di uova è andata. Devo distruggere anche le altre. Bombarda! Devo distruggere queste uova. Confringo! Revelio! Confringo! L'idea che loro vedano me, ma io non veda loro. Questo farà sicuramente andare su tutte le furie i vostri genitori. Lumo! Expelliarmi! Sono a metà dell'opera. Devo distruggere tutte le sacche di uova. Confringo! Bombarda! Expelliarmus! Confringo! Revelio! Expelliarmus! Confringo! Revelio. Confringo. Revelio. Confringo!
Non è colpa mia se sei un enorme... Revenio! Confringo! Quella era l'ultima sacca di uova di ragno. Ora so cosa è successo a Mary Portman. Si era messa ad allevare ragni. Oh, quello è l'ultimo. Ed è anche molto arrabbiato. Expelliarmus! Dopo questa missione avrò il tempo per il resto della mia vita. Bombarda! Expelliarmus! Revelio! Vedi se c'è qualcosa che ti serve.
Grazie per la fiducia che mi hai accordato. È stato un piacere. Esiste un posto più accogliente di Hogsmeade? Signor Dan, ho delle novità. Merlino sia lodato. Sulla mia cara Mary? Sembra che la povera Mary stesse allevando ragni in casa sua per soldi. Purtroppo ha sottovalutato la loro tendenza a moltiplicarsi. Oh, Mary, in che razza di pasticcio ti eri cacciata? Se aveva bisogno di un aiuto economico, poteva chiedere a me. Non meritava questa fine. Non la meritava. Mi dispiace per la sua amica. Ma sarà felice di sapere che ho eliminato tutti i ragni. Il borgo è di nuovo al sicuro. Tu? Tu hai eliminato i ragni? Stento a crederci, ma sentirlo è un gran sollievo. Immagino che la prima cosa da fare sarà ricostruire il borgo. Dopotutto, non ho nulla da temere dai ragni morti. È questo lo spirito giusto. Le auguro buona fortuna. Ti ringrazio ancora per tutto quello che hai fatto. Ti farò avere notizie sulla ricostruzione del borgo. Felice di averla aiutata. Non vedo l'ora di visitare il suo negozio quando tornerò ad Aranshire. Alla cara compianta Mary. Che genere di articolo stai cercando? Davvero un'ottima scelta. Mi meraviglia che non ci siano più famiglie con degli esuli domestici al loro servizio. Grazie di essere passato. A presto. Per Lower Hogsmeade.